Torniamo a parlare delle imprese balneari, di questa bocciatura che è arrivata ai 14 emendamenti presentati, una bocciatura arrivata in commissione bilancio al Senato. Diamo il buongiorno a Riccardo Borgo, che è presidente del SILB. Buongiorno. Buongiorno, buona giornata. Borgo, insomma, avevate presentato, insomma, 8 tra l'altro direttamente firmate da SIB, FIBA, OASI, ma insomma tutte le associazioni di categoria avevano presentato i propri emendamenti per cercare di tutelare le imprese del settore. Sappiamo che su queste pendono una serie di problematiche, non ultima la questione relativa alle concessioni, la famosa direttiva Bolkestein, e poi c'è l'altra situazione molto importante, quella dei canoni pertinenziali. Ma ci spieghi un po' cosa accade adesso dopo questa bocciatura arrivata in Senato? Sì, dico che per certi versi e su alcuni emendamenti si poteva attendere che non ci fosse un consenso perché la legge di stabilità ha alcuni confini e alcuni nostri emendamenti andavano al di là di questi confini, però volevamo riaffermare alcuni principi che occorre prima o dopo, noi diciamo più prima che dopo devono essere affrontati, come quello delle concessioni che se non troviamo una soluzione il sistema scoppia, le imprese non riescono più a programmare niente, l'indotto se ne sta andando e di conseguenza occorre trovare velocemente una soluzione. Alcuni invece avevano caratteristiche economiche e questa direi che è la cartina di tornasole negativa che ci preoccupa. Faccio l'esempio dei pertinenziali. Noi alla fine ci siamo ridotti comunque all'accontentarci, tra virgolette, di una proroga degli atti amministrativi che a causa del mancato pagamento di circa 200 e poco più imprese che hanno canoni insopportabili, canoni che lo stesso Stato riconosce siano insopportabili e che occorre cambiare, non siamo riusciti nemmeno a approvare una proroga dei pagamenti e di conseguenza una sospensione di tutti gli atti amministrativi che rischiano di annullare le concessioni o addirittura portare al fallimento queste imprese. Ecco, questo è un segnale assolutamente negativo che noi purtroppo dobbiamo registrare ed è quello che è successo al Senato. Tra Ecco le Borgo, motivazioni. ma esatto, Sì. qual è la motivazione? Cioè, perché qui c'è stata una bocciatura, come se non fossero neanche stati presi in considerazione poi i contenuti di ogni singolo emendamento, bocciatura su tutta la linea, in attesa, dicono dal governo, di questo maxi emendamento che sarà, presentato. Cioè, qual è stata? Immagino sia stata una scelta di tipo politico. Assolutamente sì, dietro c'è sicuramente una scelta di tipo politico. Direi che in commissione è stato detto abbastanza chiaramente che tutta la materia dovrà essere vista alla Camera, che è lì che dovrà essere data una sistemazione complessiva, non solo per i nostri problemi, alla legge di stabilità. Ecco, noi probabilmente ridurremo un po' le nostre richieste di emendamenti proprio per fare un'azione di pulizia più vicina alla realtà, più consona alla realtà della legge di stabilità. Auspichiamo che il governo abbatta un colpo, ecco, perché non è pensabile, ribadisco, non è pensabile che un governo, un nostro governo di questo nostro Stato, butti sul lastrico più di 200 famiglie, rovini più di 200 imprese, solo per non dare atto di una situazione che ormai è conosciuta, notoria e che peraltro sui canoni spesso si fa demagogia su questo discorso dei canoni. Noi abbiamo detto chiaramente che occorre riequilibrare il sistema dei canoni. Occorre evitare che ci siano imprese che hanno canoni insopportabili come quelle che sono soggette ai valori OMI e che ci siano imprese invece che se la cavano con pochi quattrini. E Bisogna perché c'è fare da dire, alcuni. Borgo, che questa è sempre stata una grande questione, no? Per tanto tempo anche i non addetti ai lavori hanno sempre detto, vabbè, i bagnini fanno tanti soldi, però veramente il canone che pagano è davvero poco. Io le faccio la persona della strada, però sa, poi bisogna rispondere anche a questi, soprattutto Sì, forse. ma questo per noi è il problema. Noi è dal 2008 che cerchiamo di fare una proposta equilibratrice, che ci tolga fuori da questa cappa di immagine negativa, che poi facilmente viene utilizzata da chi non si sa perché ce l'ha col nostro mondo di imprese. Spesso si conosce poco di questo mondo e si ragiona per stereotipi, per sparate più o meno convincenti. Ecco, noi sui canoni abbiamo detto chiaramente, noi siamo per un riequilibrio, dobbiamo riequilibrare il sistema di modo che tutti paghino giusto, lo Stato non ci rimetta quattrini, magari anzi possa incrementare un pochettino il gettito complessivo e alla fine dei conti tutte le imprese sono in grado di pagare. Così non è,
e così non riusciamo a venirne fuori, ripeto, per salvare poco più di 200 imprese, ecco, però 200 imprese che sono importanti per quelle famiglie, per chi ci lavora, per chi ha investito tutto in quelle imprese. Spero, mi auguro, che alla Camera si riesca finalmente a trovare una soluzione o quantomeno a tamponare una slavina che riesca a travolgere e poi in attesa di andare a regime con una norma definitiva. Tra l'altro, Borgo, per quanto riguarda la partita delle concessioni, quindi parliamo della famosa direttiva Bolkestein, c'è una data importante che è quella del 3 di dicembre, quando ci sarà la prima udienza in cui la Corte europea dovrà decidere di fatto il futuro delle imprese del settore in Italia. Perché ricordiamo che c'è una scadenza, quella prevista dall'Europa, che è proprio la fine di quest'anno, il Eh già. 2015, una proroga che però non ha mai avuto validazione da parte dell'UE italiana al 2020. Insomma, cambierebbe molto la situazione se la scadenza fosse la fine di quest'anno oppure tra 5. Ma guardi, io credo che sicuramente i 5 anni che lo Stato, non noi, che lo Stato si è dato quando ha spostato la proroga dal 2015 al 2020, perché ha detto la materia è talmente complessa che ho bisogno di più tempo per fare una legge che funzioni, che sia equilibrata, che salvaguardi il sistema e rispetti le norme europee. È un'esigenza che si è dato il Parlamento, non è un'esigenza nostra. Non è chiaro che di fronte a nessuna regola occorre che queste imprese vadano avanti. Detto questo, per noi è sicuramente importante come principio che il 3 di dicembre e di conseguenza poi nei mesi successivi si riesca comunque a confermare questa proroga, ma soprattutto è importante che si facciano scelte politiche chiare per dare un sistema definitivo a queste imprese, perché, lo dicevo all'inizio, non se ne può più di vivere nella precarietà, nell'incertezza, le imprese e le famiglie non sanno cosa potranno e dovranno fare domani, nessuno fa più investimenti o fa il minimo indispensabile, mentre invece in tutti i settori, e nel nostro che è un settore sano, che ha disponibilità e voglia di investire per accrescere la capacità di offerta, ecco, non riusciamo a programmare nulla. Perciò è importante 2020, ma è importante soprattutto arrivare con una norma che fa la parola fine ad una situazione di incertezza non più sopportabile. Quindi insomma si tornerà in previsione di questo dibattito alla Camera, diceva meno emendamenti, un po' più asciugati, ma con l'obiettivo ugualmente di provare a salvare queste aziende, Borgo. Questo sicuramente sì. Per noi diciamo che se dovessimo essere obbligati a individuare un solo emendamento sul quale puntare la nostra attenzione, sicuramente sarà quello dei pertinenziali, perché loro non hanno più domani. Loro muoiono oggi, sono qualche d'ora già morta ieri, le altre stanno in piedi solo con la maschera a gas, ma se si toglie se ne vanno. Occorre fare qualcosa subito e noi se dovessimo scegliere un emendamento sicuramente punteremo su quello nell'immediato. Borgo.